Ciao a tutti, sono Amo gli italiani, benvenuti alle ultime notizie di oggi. Tiziano Ferro non è più quello di una volta, forse? In un post sui social il cantante esprime tutta la sua amarezza. Ecco cosa è successo. Erano i primi anni del nuovo millennio, un ragazzino appena ventenne debuttava con il suo primo singolo prodotto da una major. Aveva appena 20 anni, era timidissimo e vestiva un po' kitsch, con i pantaloni di pelle nera e maglioni troppo larghi per il suo fisico asciutto. Non aveva idea, quel ragazzino, che quasi 24 anni dopo, sarebbe diventato un artista con un seguito fortissimo e tanti successi all'attivo. Oggi Tiziano Ferro ha 43 anni, due figli e un divorzio da ultimare. Diventato un adulto, Ferro non ha perso il suo smalto. Continua a scrivere bellissime canzoni per sé e per altri autori. Lo scorso tour, purtroppo rimandato per anni a causa della pandemia, è stato un successo enorme. Certo, oggi la musica è cambiata, appunto tutto è affidato allo streaming, ed è cambiato anche il modo di fare la musica. Se prima ci si affidava a strumenti e sale di registrazione, oggi la musica si crea al computer, con sintonizzatori e mixer digitali. La generazione che seguiva e ancora segue Tiziano Ferro pare essere un po' restia a questi nuovi metodi di fruizione musicale. Va da sé che poi, le classifiche di Spotify non porteranno in alto il nome del cantante. L'ultimo album di Tiziano Ferro non ha raggiunto il successo che ci si sarebbe aspettati. Solo oggi, il disco ha ricevuto il riconoscimento del disco di platino. Tiziano Ferro, i dubbi dopo il disco di platino. Ferro accoglie con gioia la notizia di questo successo, lasciandosi andare anche a considerazioni sul mercato discografico e anche sul suo talento. Ferro si definisce lo zio della musica italiana, e si lascia andare a considerazioni un po' malinconiche. Il mio canto e la mia scrittura forse non sono più all'altezza di questo mondo, scrive Ferro nel suo post Instagram. Eppure, si dice felice di questo traguardo raggiunto dopo mesi dall'uscita del disco. Quello che sappiamo è che per molte generazioni, Ferro è stato un punto di riferimento importante dal punto di vista musicale. Se sei un millennial, per esempio, non hai potuto non cantare almeno una volta a squarciagola Sere Nere nella tua auto con gli amici. Anche se non ami Tiziano Ferro, conoscerai almeno una sua canzone e l'avrai sicuramente cantata. Ed è proprio qui, forse, che si nasconde il vero successo di un cantante. Oltre il disco di platino. Cosa ne pensi delle notizie di cui sopra? Ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità. Arrivederci, ci vediamo al prossimo video.